ha aperto l'incontro con gli attivisti grillini di Porto Torres a Sassari, giustificando le espulsioni dal movimento dei senatori dissidenti. Per Nicola Bianchi, deputato sardo dei 5 Stelle, stavano preparando da tempo l'approdo a un gruppo parlamentare autonomo, tanto che avevano creato anche un ufficio stampa per contrastare ogni iniziativa parlamentare degli altri grillini. Ma il tema portante nell'incontro della Casa delle Associazioni è stato quello dei trasporti e della continuità territoriale, e dal dibattito sono emersi problemi e soluzioni anche originali, come quelle prospettate dallo spedizioniere Carlo Marongiu, chiamato come esperto del sistema portuale. Il traffico nello scalo di Porto Torres è infatti attualmente quasi assente rispetto ai grandi numeri del passato, e uno dei tanti problemi è che la gran parte delle merci, anche quelle destinate al nord-ovest, sbarcano negli altri porti sardi. Ci vorrebbero scelte politiche diverse, un'autorità portuale meno attenta alle attività di controllo e burocratiche e più attenta ai problemi commerciali e logistici, ha detto Marongiu, ad esempio facendo arrivare qua i container che attualmente viaggiano da Olbia diretti nel Sassarese, si potrebbero risparmiare 400.000 euro l'anno e rendere la strada molto più sicura. Nicola Bianchi ha invece esposto i progressi di una sua personale battaglia sulle ferrovie in Sardegna. Sto lavorando, diciamo, sul discorso dei problemi ferroviari in Sardegna, quindi la prossima settimana presenterò un'interrogazione in merito. Il discorso sulla continuità territoriale è un discorso che sto portando avanti da diversi mesi e voglio diciamo, trovare la quadra, arrivare a un punto di chiusura possibilmente con un disegno di legge o con una mozione da portare in aula. La prossima assemblea pubblica dei grillini, ancora nella Casa delle Associazioni, sarà il 7 marzo alle 17. Si parlerà di ambiente, PUC, politiche sociali e cultura.